Junior Messias. Ecco, io, a me piacciono molto i film. Io immagino di essere un regista, arriva questa palla morbida di che sì, tu sei fra i due giocatori, parliamo del gol a Madrid, hai avuto tempo di pensare un attimo alla tua carriera, perché stavi entrando nella storia del Milan. Come hai vissuto quei 3 o 4 secondi? Sì, lì è stato bellissimo, perché comunque la palla morbida, c'avevo solo il portiere davanti, ho detto qua faccio gol. È stato un momento bellissimo, ci ho avuto quel tempo lì di pensare, perché la palla è arrivata proprio morbida, ci ho avuto quel tempo di saltare, il tempo giusto e fare gol, poi cioè, è stato emozionante. Ecco, diciamo che è il punto di partenza a livello di emozioni della tua carriera, anche se sei partito molto in alto, un gol in Champions League. Sì, 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 no, è stato bellissimo. E come sempre tu ti rivolgi al cielo, so che tu sei un atleta di Cristo, ricordavo Kakà, ricordavo Le Grottaglie, altro giocatore che ha giocato con la maglia rossonera. Cosa intendete, che cos'è per voi il calcio? Questo alzare gli occhi verso il cielo. Per me è una cosa particolare, perché nel 2015, se non mi sbaglio, io non volevo più giocare a calcio. Cioè andavo in chiesa, ho parlato con pastori, guarda, io da adesso in poi non voglio più giocare a calcio, vorrei dedicarmi solo a predicare l'Evangelo. Invece, secondo me, quello è una cosa che Dio non voleva, che io lasciasse il calcio, perché è stata una promessa. Cioè, la gente magari fa fatica a credere, però una volta la mia zia ha fatto una preghiera per me, questo tanti anni fa, ero in Brasile, non avevo ancora neanche il pensiero di venire in Italia. E lei mi ha detto che io avrei giocato in un grande club in Europa. Cos'è stato a farti cambiare idea? Una persona, una frase? Ma quello è perché non avevo ancora documento. E poi le cose hanno... Cioè, Ezzurossi mi ha chiamato 2 giorni dopo che ho fatto documento. Lui neanche sapeva. E quindi le cose sono... Cioè, sono incastrato una con l'altra. E quindi quelle strade lì, mi sono preso quelle strade lì, ho detto, visto che ci sono, vado avanti. E quindi non immaginavo di arrivare dove sono arrivato. Chiaramente. Sei brasiliano, volevo chiederti, tornare ancora un po' indietro, il tuo idolo brasiliano, il giocatore di questi ultimi 10-20 anni, che così avresti messo anche il poster in casa tua. Ronaldo. Ronaldo il fenomeno. Il fenomeno. Ecco, che cosa ti piaceva di lui? Ma lui tutto. Cioè, dopo che hai smesso lui non ho più guardato... Cioè, guardo però noi spesso come guardavo prima le partite della nazionale. Ah, ecco. Anche Ibrahimovic recentemente, quando gli hanno detto chi è il tuo campione, ha detto proprio Ronaldo. Sì. No, lui io fermavo tutto. Potevo essere al campetto a giocare a calcio, se c'era la nazionale, che c'era lui, io fermavo tutto e andavo a guardare la partita. Adesso che sei un giocatore famoso, ti piacerebbe incontrarlo? Hai avuto occasione di incontrarlo? No, ancora non ho avuto, però sicuramente avrebbe... Cioè, mi fa piacere se un giorno riesco magari a trovarlo, a parlare con lui. Che cosa ti ha insegnato il calcio del Casale, del Chieri, del Gozzano, rapportato poi a questi livelli? Avere tranquillità, perché ti dico la verità, avevo più paura di giocare magari in eccellenza, in Serie D, cioè avevo quel brivido, quella pressione, avevo di più quando giocavo lì in eccellenza in Serie D, che adesso che faccio una partita di Champions League contro una squadra che è più forte. E questa frase non te la faccio cadere, ma perché? Che cosa cambia? No, perché adesso mi sento più sicuro, mi sento più maturo, mi sento più tranquillo. Che cosa ti hanno insegnato questi anni di professionismo e in che cosa devi ancora migliorare, secondo te? Ma... Cioè, mi ha insegnato che devo lavorare sempre, devo impegnare il massimo, perché quello che hai fatto ieri non serve per domani. Non serve per oggi, quindi devi sempre lavorare, devi sempre cercare di fare il tuo massimo. Ho letto una statistica, l'anno scorso solamente Rodrigo De Paul, grande giocatore, è riuscito in dribbling più di te. È un talento che hai sempre avuto o l'hai coltivato questo tuo dribbling, questo tuo modo di evitare i giocatori avversari? No, quello ho sempre avuto. È una cosa naturale, fin da piccolo ho sempre avuto quello. Che cos'era il Milan per te prima e che cos'è adesso il Milan? Il Milan è una squadra che ho sempre ammirato, perché cioè, quelle squadre che ho visto giocare, cioè, mi sono innamorato, no? E adesso sono qua, quindi sono fiero di essere qua, perché arrivare a un club così, cioè,
sono per pochi. Le ore che hanno preceduto il tuo passaggio al Milan, come le hai vissute? Non sono ore normali. Forse vai al Milan. Come le hai vissute? No, ero un po' teso. Perché ero un po' teso, perché arrivare qua all'ultimo così, cioè, è stato, cioè, una cosa bellissima, perché la notizia è arrivata alle 2 di notte. Io non avevo ancora dormito e non sono riuscito a dormire. Poi il giorno dopo, cioè, piano piano, mi sono trovato nella realtà. Hai giocato, però hai lottato per arrivare dove sei arrivato. Puoi insegnare qualcosa, secondo te, sul piano umano a questi grandi professionisti, questi grandi calciatori qui del Milan? Potresti essere un esempio in qualche cosa, secondo te? Ma non lo so, secondo me magari nell'esempio di vita, di essere umano, perché, dico la verità, il calcio è un mondo diverso da quello reale che c'è là fuori, perché lì sono persone che soffrono veramente, sono persone che si alzano alle 5 e rientrano a casa alle 8 di sera. E quindi magari alcuni non hanno vissuto questo, perché, cioè, non è facile con la vita che c'è là fuori. Magari nel calcio tu da piccolo inizi a giocare a calcio, poi la vita, il calcio ti dà una possibilità di avere una vita migliore, una vita che magari ti permette di avere una vita, diciamo, lussuosa, che tanti non hanno. E quindi, secondo me, magari capire un po' quello che sono gli altri, quello che vivono là fuori, quel mondo parallelo a... E tu ce l'hai sempre in mente questo? Sì, sì, no, io vivo la mia vita tranquilla come ero prima, io non mi esalto davanti alle persone. Uno, se mi chiede una foto, se mi chiede magari di fare un autografo, io lo faccio volentieri, perché ci ho vissuto anche di quel lato di là. Che cosa ti ha dato Giovannino Stroppa, che è stato un grande giocatore del Milan, e se lo senti ancora? Sì, sì, lo sento, il mister è diventato un mio amico, lui mi ha dato tanto, perché quando sono arrivato lì a Crotone, lui, con il suo modo di allenare, con il suo modo di fare, mi ha fatto crescere veramente. Che cosa invece ti ha dato Stefano Pioli, e ti ricordi la prima cosa che ti ha detto l'allenatore del Milan? Il mister, c'è stato un periodo di difficoltà, no? Perché comunque ho avuto le lesioni e tutto quanto, sì, magari in allenamento non andava bene. Il mister è venuto da me e mi ha detto: guarda che tu sei forte, stai tranquillo. E quindi? Quindi quella cosa lì mi ha dato una spinta in più. Ecco, giochi con Zlatan Ibrahimovic, cosa ti sta dando? L'hai sempre visto come un grande campione da lontano, da vicino come lo stai vivendo? No, Ibra è un grande. Io quando sono in difficoltà sul campo do la palla a lui, tanto lui non la perde mai. Ah, ecco. Quindi mi fido sempre di lui. Senti, sei arrivato al Milan, hai raggiunto un grande sogno. Qual è il tuo prossimo obiettivo? Riesci ad avere ancora, sei arrivato molto in avanti, riesci ad avere ancora obiettivi? Quali? L'obiettivo è vincere con il Milan. E poi sicuramente c'è la nazionale, che a me piacerebbe giocare, vestire quella maglia lì. Però adesso l'obiettivo principale è vincere con il Milan. Quanto ti manca Simon Kjær? No, Simo è molto forte, Simo è bravo, poi adesso speriamo che recupera il prima possibile. Ma sul piano umano? No, ho avuto poco tempo di conoscere, ecco, i ragazzi, perché si gioca ogni 2 giorni. E poi io sono stato tanto tempo fuori, certo. Da quando sono arrivato sono 3 settimane che mi alleno con loro, quindi non ho ancora avuto tempo di conoscerli come persona, ma piano piano... Che cosa ti ha colpito dello spogliatoio del Milan? No, sono bravi ragazzi, sono ragazzi professionisti che focano tutto sul lavoro. Veniamo a qualche domanda sul piano personale, poi ti ringrazio. Che cosa ti piace di Milano? Milano lo conosco poco, perché ho vissuto sempre a Torino. Ah, ecco, è vero. Ho vissuto sempre a Torino, però Milano è una città grande, mi piace un po' i movimenti. Quando vado, vedo che c'è tanto movimento, però la conosco poco. Qual è il tuo piatto preferito? Hai vissuto la cucina piemontese, la cucina meridionale, ora la cucina milanese. C'è qualche piatto? Il piatto che mi piace è quello brasiliano. No, non dirmi la fagiolata, no. La fagiolata non tanto, però c'è un piatto tipico del mio stato che si chiama frango con chiabo. Però mi devi dare la ricetta. Una verdura brasiliana. Ah, ho capito. Qui è un po' difficile trovare la verdura brasiliana. No, si trova. Ah, ho capito, quindi... Ogni tanto la mangio.
noi italiani siamo un po' offesi sul fatto che non ti piace il risotto con la milanese, ma a un certo punto imparerai a mangiare il risotto. No, ma a me piace il risotto milanese. Ah, ecco. Sì, mi piace. Come passi il tempo libero? Ma io cerco di stare sempre con la mia con famiglia. Perché quando c'ho il tempo voglio stare sempre con loro, voglio staccare da tutto. Tu hai dei bambini? Sì. Quindi vivi con loro? Come stanno vivendo questo passaggio? Mio papà è giocatore del Milan. No, ma loro sono tranquilli, loro sono come me. Loro non gli piace farsi vedere come se fosse delle persone famose, così. Chiudo, il soprannome che ti ho dato non era difficile, è Sambodromo, perché ricorda il Brasile, eccetera. Quando hai segnato il gol mi sono messo a agitarmi cantando una canzone che tu conosci bene, Maschenada, di Sergio Mendes e dei Brazil 66. Ecco, dimmi qualcosa della musica brasiliana, qual è il tuo cantante preferito e che cosa ti piace della musica brasiliana? La senti? Non l'hai mai dimenticata? Sì, no, la canzone brasiliana sono tanti, tanti ritmi, perché il Brasile è cioè dal nord al sud ci sono... Cioè, ritmi diversi, ma a me piace sentire le canzoni evangeliche. Ah, ecco. Ma in generale o ci sono proprio anche brasiliane? No, brasiliane. Ah, ho capito. E allora impariamo... Perché poi anche in italiano c'è un cantante che mi piace molto ascoltare che si chiama Corrado Salmé. Ah, ecco. Allora è una cultura anche per me perché non lo conoscevo e andrò a approfondire anche questo lato della musica. Junior, io ti ringrazio. Grazie a lei. E alla prossima intervista, chissà dove sei arrivato, speriamo. Speriamo.